Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a tutti coloro che si trovano in questo momento alla diretta streaming, a tutte le autorità pronte con i relatori per intervenire al pomeriggio dei nostri lavori. E mi presento, sono Rita Tancredi, la pedagogista del Comune di San Benedetto del Tronto e della TS 21. Vi do il benvenuto con particolare gioia, perché oggi tutti insieme qui presenti inaugureremo una nuova pagina della cultura per l'infanzia locale. Con orgoglio sigleremo la partenza di azioni pratiche proprio per il bene dei bambini del sistema 06. Ma lo facciamo grazie al protagonismo di tutti i soggetti che ruotano intorno al mondo dell'infanzia, dalla parte istituzionale, politica, dirigenziale, alla parte operativa sul campo del personale dirigenziale, educativo e docente presso le scuole. Potevamo festeggiare meglio di oggi come questa giornata, con la combinazione della ricorrenza del trentennale della sigla appunto della Convenzione dell'Infanzia e per l'Adolescenza. Noi della provincia Picena, con orgoglio, andiamo a scrivere oggi una pagina di storia della cultura per l'infanzia, perché porteremo in campo delle azioni. Grazie poi ai saluti delle autorità presenti e anche un video che ci è arrivato dall'assessore regionale Giorgia Latini, darò la parola alla dirigente Katia Talamonti del settore politiche sociali, dove appunto viene accolto operativamente il protocollo d'azione dei quattro ATS della provincia Picena, TS 21, 22, 23 e 24. Dopodiché incorniceremo nel contesto regionale questa operatività del protocollo d'intesa grazie all'intervento del dottor Chiani, dirigente del settore politiche alla famiglia e alla persona del Comune di Pesaro, nonché componente del gruppo di lavoro e del tavolo interistituzionale regionale per il coordinamento pedagogico. Non da ultima la relazione che va a concludere e a chiudere il cerchio per proprio dare il taglio operativo della prima azione di questo protocollo che oggi andiamo a presentare sarà la professoressa Rosita De Luigi, docente dell'Università di Macerata, che ha siglato recentemente con la TS 21 un accordo di programma, un accordo quadro proprio per far avviare un percorso di ricerca-azione a favore della formazione continua e congiunta del personale 06. Personale 06 che proviene dal mondo dello 03 con quello del 36. È un matrimonio questo, storico, grazie al decreto legislativo 65-2017 dopo la riforma scolastica. Prima lo 03 era messo in un cantuccio, ora entra a pieno diritto come primo tassello del sistema educativo e di istruzione e scolastico italiano. Non da ultime, al 31 marzo 2021, il ministro Bianchi ha presentato le linee pedagogiche che per la prima volta nella storia mettono al centro lo 06. Riprenderemo a breve nel dettaglio questo tema, però adesso do la parola al sindaco Pasqualino Piunti, che è presidente del Comitato dei Sindaci della TS 21. A seguire il sindaco del comune capofila della TS 22, 23 e 24. A voi il sindaco di San Benedetto del Tronto per la TS 21, Pasqualino Piunti, prego. Buonasera a tutti. Avete sentito con quale passione, quale enfasi Rita Tancredi ha presentato quello che lei ha giustamente definito un evento, perché oggi mettiamo insieme questi quattro ambiti su un progetto che farà crescere assolutamente il nostro territorio. Quindi il mio è un ringraziamento a Rita Tancredi per, dicevo, per la passione, ma a tutto il settore delle politiche sociali di San Benedetto. Io appena mi sono insediato ho voluto declinare tutto al femminile, non c'è nulla contro il mondo maschile, però perché nella mia esperienza ho fatto l'assessore sia qui a San Benedetto che in provincia alle politiche sociali, quindi conosco il valore aggiunto che possono dare alcune persone, due assessorati alle politiche sociali e due componenti che rappresentano sia la commissione che ho istituito delle politiche sociali, sia l'osservatorio. Quindi a testimonianza dell'attenzione che c'è. Quindi il mio, dicevo, è un ringraziamento a tutto il settore, a partire dalla dirigente, la dottoressa Katia Talamonti, per continuare con la responsabile del nostro ambito,
di cui io sono presidente, quindi la dottoressa Marconi, su un progetto, ripeto, che darà sicuramente, non dico solo la visibilità il lustro, ma darà un chiaro punto di riferimento a quello che secondo me è un fattore fondamentale, la crescita, quindi 0,3 prima, poi 3,6, oggi diventa 0,6, una integrazione per parlare di infanzia, per parlare di cultura, per parlare di sociale, ma soprattutto per parlare un'unica lingua tutto il territorio. Quindi vedo che qui collegato c'è un, permettetemi di definire, un parterre de roi, per cui ecco, io posso solo essere orgoglioso e in qualche modo anche tranquillo, perché ecco, come si dice, siamo assolutamente in buone mani. Quindi vi auguro un buon lavoro e vi ringrazio veramente perché lo fate, non soltanto perché siete dei professionisti, ma anche e soprattutto perché amate questo vostro impegno, questa vostra professione, che è sicuramente anche questo il valore aggiunto. Grazie a tutti. Continuiamo con i saluti da parte del sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, con appunto il coordinatore d'ambito Domenico Fanesi. In questo momento non li vedo collegati, vado all'ATS 20. Domenico, salve. Colgo l'occasione di ringraziare proprio con un'estrema riconoscenza i quattro moschettieri, ovvero il coordinatore d'ambito 21 Maria Simona Marconi, il coordinatore d'ambito 22 Domenico Fanesi, il coordinatore d'ambito Luigi Ficcadenti della TS 23 e della TS 24 la coordinatrice Giuseppina Concetti. Loro ci hanno creduto fondamentalmente da sempre. Se oggi stiamo qui è perché loro dietro le quinte hanno fatto un lavoro encomiabile. Io sto tirando le fila con soddisfazione, ma il merito è loro. È loro perché da anni che abbiamo un'intesa e che crediamo fermamente nel mettere in pratica, proprio fatti sopra fatti, azioni per l'infanzia del Piceno. Un Piceno che va dalla costa per risalire verso l'entroterra, ma si ferma in vallata, attraversa l'area urbana fino a quella montana. E allora adesso do la parola appunto a Domenico Fanesi per la TS 22, il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti. Grazie. C'è il sindaco, parlo io? Sì. Sì. Grazie Rita, aggiungo diciamo giusto due parole, poi voi andrete più sul tecnico. Quello che ha mosso, mi riallaccio a quello che dicevi, che hai detto tu nella collaborazione con i colleghi dell'ambito 23, dell'ambito 24, dell'ambito 21. Questa è un'idea che ci ha sempre mosso, ci ha sempre spinto, noi tutti i progetti cerchiamo di farli insieme. Addirittura adesso anche il piano sociale lo stiamo elaborando insieme, tutti e tre gli ambiti, perché crediamo molto nell'ottica inclusiva di sussidiarietà che c'è non solo tra i noi ambiti, ma soprattutto per i comuni che rappresentiamo, i quali comuni hanno una peculiarità, ogni comune ha la sua peculiarità del territorio, molto diversa l'una dall'altra, no? per dimensioni, per storia, per dimensioni demografiche. Però ciò non può e non deve intaccare la qualità dei servizi che hanno i cittadini. Noi su questo ci abbiamo sempre creduto, noi su questo ci lavoriamo, Gigi e Simona potranno confermarlo meglio di me, ci lavoriamo da sempre, lavoriamo per avere veramente delle politiche sociali che siano uniformi e quindi fare una città-territorio, quindi dove tutti hanno le stesse possibilità. Sono degli obiettivi ambiziosi, sono degli obiettivi importanti, sono degli obiettivi che ci costano lavoro, fatica, ci portano a ripensare come abbiamo i nostri parametri di lavoro, il nostro essere, però lo facciamo volentieri dietro indicazioni delle nostre amministrazioni, dei nostri sindaci, dei nostri assessori che ci spingono verso questa direzione. Questo sicuramente è un passo importante, è un passo su cui ci abbiamo creduto, è un passo che vogliamo realizzare, è un passo che porterà sicuramente dei grandi benefici per i cittadini, perché finalmente il personale che il personale che lavora a contatto con una realtà così importante come quella dei bambini dai 0 ai 6 anni,
che insomma sono la parte più delicata da un punto di vista educativo, avranno la stessa formazione, quindi quelli saranno formati nello stesso modo, avranno un percorso formativo pressoché identico. E questo è importante perché poi avrai dei riscontri sul lavoro quotidiano che andranno a fare sui nostri piccoli, mi permetto di dire. Quindi siamo contenti, siamo entusiasti di questa sfida, è una sfida nuova, siamo primi, insomma, siamo tra i primi che la facciamo, non so se siamo proprio i primi in assoluto, comunque siamo tra i primi che la facciamo, continuiamo su questa, diciamo, su questo binario. E da qui, torno a ripetere, anche il piano di zona sarà fatto insieme. Questo secondo me è un passo molto molto importante. Chiudo e lascio la parola a voi. Grazie. E passo la parola alla TS23 con il coordinatore d'ambito Luigi Ficcadenti e il sindaco Andrea Cardilli. Prego. Presidente, vuole fare il saluto? Sentite? Sì. Ecco, no, scusate l'orario, ma torno adesso da Roma per una visita per mia figlia, per cui ecco, sto arrivando in comune adesso. Ho appena ascoltato le ultime parole dette. Niente, il saluto. Io ringrazio tutti, mi fermo così, sono arrivato. Di questa, soprattutto della collaborazione, perché fare un progetto del genere in ambito provinciale credo che sia una cosa importantissima, per cui ben vengano questi progetti. Sono contento perché ho sentito poco fa che diceva che non so se siamo i primi, ma comunque fra i primi, per cui è stata una bella intuizione, e soprattutto chi ne beneficerà sono questi nostri bambini, insomma, vista anche l'età. Ringrazio anche i comuni, naturalmente, di Ascoli, di San Benedetto per la collaborazione, insomma. Ringrazio il sindaco Andrea Cardilli. Vuole aggiungere qualcosa al coordinatore d'ambito Luigi Ficcadenti? Sì, devo dire, Rita, che oggi non è una semplice dichiarazione formale, come di solito fare, ma è una concretezza. Grazie al tuo preziosissimo lavoro, oggi progettiamo insieme nel rispetto delle competenze istituzionali per sostenere una rete di servizi educativi capaci di innovarsi e di rispondere ai nuovi bisogni che le bambine e i bambini hanno bisogno. Grazie di tutte le considerazioni dei coordinatori d'ambito, anche da parte di Simona Marconi c'è la conferma, sta qui a fianco a me, ci crediamo tutti fermamente, ci teniamo tutti per mano, perché se siamo convinti noi adulti per i bambini che oggi non sono qui, ma ci siamo noi per loro con le nostre responsabilità, chi da una parte politicamente, dirigenzialmente, e chi dall'altra sul lavoro, dicevo, nelle scuole. E allora adesso do la parola al sindaco Vergari Fabrizio per la TS24. Ecco, gentilmente a distanza ci saluta pure la coordinatrice Concetti, che non riesce però a collegarsi. Prego al sindaco Vergari Fabrizio, ha forse problemi di connessione. Ha problemi? Allora, se non riesce, nel frattempo io passerei al video che ci è stato inoltrato dalla segreteria regionale dell'assessore Giorgia Latini, l'assessore regionale all'istruzione, che appunto per motivi istituzionali, si scusa, non può essere presente oggi, ma ci manda un video di saluti con un suo breve intervento. Prego, chiedo l'aiuto al tecnico del comune per mandare il video. E poi passeremo al vivo proprio nella fase degli interventi diretti. Prego. Thank you.
Chiedo scusa se intervengo, ma non si sente l'audio. Non riusciamo a sentire, Rita. Adesso provvediamo immediatamente a sistemare, a rimandarlo. Buonasera a tutti, porto con piacere il mio saluto a questo bellissimo ed importante soprattutto incontro che avete organizzato oggi sulla pagina Facebook del Comune di San Benedetto, che ringrazio. Saluto tutti quanti i sindaci intervenuti dei vari ambiti territoriali, i coordinatori degli ambiti territoriali che interverranno e che sono presenti. Allora, la tematica di oggi è estremamente importante perché parliamo proprio di parità, di pari opportunità educativa per la fascia che va dagli 0 ai 6 anni, che sappiamo essere una delle età più belle ma anche più delicate. È ovvio che è importante promuovere questi servizi e far sì che non ci siano delle esclusioni, perché dobbiamo proprio investire per eliminare le disuguaglianze educative e per eliminare anche le disuguaglianze sociali. Ecco, non, la parola povertà educativa non deve esistere, dobbiamo essere tutti coesi verso questa finalità. Come Regione Marche noi abbiamo sostenuto la formazione dei coordinatori pedagogici dei servizi da 0 a 6 anni e abbiamo stanziato un importo di 400.000 euro
proprio per formare tutto il personale che si occupa di assistere, poi dopo di educare la fascia da 0 a 6 anni. Quindi i corsi formativi, il percorso formativo è iniziato il 27 aprile e questo è un dato importante, perché la formazione deve essere alla base di tutti quanti i nostri percorsi, perché poi è ovvio che da una buona formazione il buon educatore poi educa le nuove generazioni con una attenzione massima e soprattutto anche sempre con modelli didattici sempre all'avanguardia e sempre comunque al servizio dello sviluppo della personalità del bambino in questo caso. Quindi io vi lascio ai vostri lavori e penso che sia importante che ci sia questa convergenza territoriale in questo ambito e vi ringrazio ancora e vi auguro buon proseguimento. Ecco, riprendiamo dopo i saluti augurali appunto dell'assessore regionale Giorgia Latini e vedo qui la dottoressa Concetti della TS24 che chiuderebbe il cerchio dei saluti per entrare poi nel vivo degli interventi del pomeriggio. Dovrebbe togliere, ecco, nella chat. Ecco, prego, prego, benvenuta, prego, a voi il saluto. Buonasera, avevamo dei problemi prima per la connessione e niente, volevo dire appunto che il presidente, che non è qui in sede ma è fuori, era collegato con il cellulare, ma evidentemente all'ultimo minuto non l'abbiamo neanche più visto come immagini, quindi c'ha dei problemi proprio di collegamento. E quindi volevo appunto il saluto del presidente dell'ATS24, che è anche appunto presidente dell'Unione Montana dei Sibillini, ente capofila dell'ambito 24. E ci tenevo a precisare che l'ambito 24 partecipa, diciamo, in questo progetto di interambito insieme agli altri tre della provincia di Ascoli, pur essendo diviso in province. Penso che la maggior parte di voi lo sappiano, noi abbiamo un ambito purtroppo diviso tra due province, di Fermo e di Ascoli, 6 comuni stanno in provincia di Fermo e 5 con Ascoli, però tenevamo appunto a partecipare a questo progetto per tutto il territorio, quindi per l'intero territorio, che era un'opportunità offerta grazie alla disponibilità anche degli altri tre ambiti e quindi partecipiamo appunto anche con gli istituti scolastici, ne è uno, l'Istituto Comprensivo di Amandola e il Nido e il Centro per l'Infanzia di Amandola, che se no sarebbero rimasti fuori da questa iniziativa perché ricadono appunto nel territorio fermano. Appunto precisare che grazie alla disponibilità che ci è stata data anche dagli altri tre ambiti, che sono tutti nella provincia di Ascoli Piceno, noi abbiamo avuto appunto questa opportunità che altrimenti non avremmo avuto, quindi grazie di nuovo per la disponibilità che ci è stata data e poter, diciamo, partire con questo progetto che è sperimentale, perché appunto per noi è la prima volta che partecipiamo anche in collaborazione appunto con il Comune di San Benedetto e pertanto insomma, speriamo un'esperienza e crediamo nella professionalità di come coordinatore, sicuramente sarà un'esperienza porterà frutti per il futuro, diciamo. E quindi ecco, siamo grati per questa cosa, insomma, che sta partendo adesso. Grazie, ecco, alla coordinatrice Concetti Giuseppina. Noi ringraziamo voi perché nessun bambino deve rimanere indietro. Il bambino che è dell'area montana o dell'acqua Santano, fino al bambino della costa o della città o della collina.
La giustizia vuole dare a tutti i bambini le stesse opportunità e oggi siamo qui per questo. E quindi grazie a voi della TS24 che avete creduto di volervi unire pure per la parte del Fermano. Grazie. Grazie e diamo di nuovo, diamo il via, entriamo nel vivo degli interventi. Passo la parola alla dirigente Katia Talamonti del Comune di San Benedetto del Tronto per la presentazione proprio dei passaggi costituzionali del protocollo d'intesa d'interambito provinciale del CPT06 con l'insediamento operativo presso il Centro di Documentazione Pedagogica di Ricerca del Comune di San Benedetto del Tronto Capofila. A voi la dirigente Katia Talamonti. Buonasera, buonasera a tutti. Siamo particolarmente orgogliosi e particolarmente felici di fare il punto sullo stato dell'arte di questo nuovo progetto, perché ci abbiamo creduto fin dall'inizio, fin dal primo giorno. Per noi è stata una sfida che abbiamo accolto con entusiasmo e con passione. Ovviamente tutti conoscete la nostra Rita Tancredi e sapete che quando Rita Tancredi si mette in testa una cosa, poi la portiamo avanti perché non possiamo fare altro. Ma in questo caso c'è stata l'unione sia dell'amministrazione in un senso, in una visione strategica di questa opportunità, sia delle politiche sociali del Comune di San Benedetto e dell'ambito territoriale sociale del Comune di San Benedetto, che c'è stata un'unione di intenti in questo senso. Allora, io volevo partire dal focalizzare come è strutturato e quali sono i soggetti che collaborano, che si collegano in questo progetto importante. La provincia di Ascoli Piceno, che ha un attimo che adesso pubblichiamo le slide così tutti riusciamo a seguire. Invio. Allora, dicevamo, così seguiamo tutti un po' meglio. La provincia di Ascoli Piceno, 33 comuni con 4 ambiti territoriali sociali, abbiamo già detto l'ambito numero 21, 22, 23, 24, e si aggiungono i 6 comuni dell'ambito territoriale 24 del comune della provincia di Fermo. Questi ambiti territoriali sociali del Piceno, attraverso questa rete che abbiamo creato per la gestione della nuova strategia educativa 06, si uniscono in questa scelta strategica di governance politica per portare a termine un obiettivo importantissimo, che è quello dell'integrazione e della unitarietà dei percorsi educativi e pedagogici di educazione, appunto, dei bambini 0-6 anni. L'ambito territoriale sociale 21 del comune, che ha come comune capofila San Benedetto del Tronto, ha la sede operativa di riferimento del protocollo. Facciamo un attimo un excursus veloce del percorso legislativo e degli atti amministrativi
amministrativi pedagogici che hanno portato alla, poi, alla stipula e alla diciamo, condivisione del protocollo d'intesa provinciale CPT06, dove CPT sta per coordinamento pedagogico territoriale. Tutto nasce dalla legge 107 del 2015 che costituisce la riforma scolastica, la cosiddetta buona scuola, che già detta da dei primi diciamo, embrioni di questo nuovo, di questa nuova strategia educativa, per poi andare a il governo ha emanato il decreto legislativo 65/2017 che è l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni. Qui questa è il decreto legislativo fondamentale a cui ha fatto seguito la delibera della Giunta regionale delle Marche 1487 del 2018, con cui è stato approvato il protocollo d'intesa tra la Regione Marche e l'Ufficio Scolastico Regionale, appunto per la promozione di questo coordinamento pedagogico nell'ambito del sistema integrato 0-6 anni. Il decreto legislativo 65/2017 infatti prevede che l'ufficio scolastico, che la regione con l'ufficio scolastico regionale promuova e i comuni attivino in forma singola associata e questo coordinamento pedagogico sul proprio territorio in collaborazione appunto con le istituzioni scolastiche e i gestori privati. A seguire è stata emanata dalla Regione Marche la delibera della Giunta numero 394 del 2019 che ha disposto gli indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali per il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni. Questa delibera della Regione Marche ha focalizzato la modalità strategica di gestione del coordinamento pedagogico affidandolo agli ambiti territoriali sociali. La scelta ovviamente assolutamente condivisibile, assolutamente a nostro avviso tra virgolette vincente, è stata basata ovviamente sul vantaggio che hanno gli ambiti territoriali sociali in campo sociale per la conoscenza, per la rete di interventi che già gli ambiti territoriali sociali effettuano sul territorio. Quindi una conoscenza del territorio, una conoscenza dei bisogni e una conoscenza dei dati in possesso che costituisce l'ambito territoriale sociale come il soggetto veramente idoneo a gestire questa nuova scelta strategica 0-6 anni. Quindi la stessa regione ha conseguentemente sollecitato gli ambiti territoriali sociali regionali a provvedere all'adempimento di questa delibera. Gli ambiti territoriali sociali ovviamente hanno collaborato, hanno assimilato questa nuova linea strategica e ci siamo messi al lavoro per arrivare poi a quello che è stato questo protocollo d'intesa. Subito dopo questa delibera della Regione Marche 394 del 2019 sono state emanate le linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 anni, Commissione Nazionale per il Sistema Integrato appunto e di istruzione del MIUR. Poi è stato adottato il protocollo d'intesa interambito provinciale CPT06 che è stato approvato dai comitati dei sindaci dei rispettivi ambiti territoriali e sociali nei mesi di marzo, aprile, maggio 2021, appunto subito dopo l'emanazione di queste linee pedagogiche. A questo punto è stato
è in itinere il lavoro sulle linee guida del progetto pedagogico unitario curriculare integrato 06 dei 4 CPT del Piceno. E quindi qui ovviamente questo lavoro è un lavoro che prevede un'elaborazione condivisa in raccordo con le istituzioni educative scolastiche, quindi ambiti territoriali sociali, CPT e istituzioni scolastiche, che sarà si svolgerà dall'anno scolastico 2021-2022. Il protocollo d'intesa che è, diciamo, il risultato di questo lavoro, strategico di adozione di queste linee guida, è un documento che regolamenta la gestione unitaria del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni nei nostri ambiti territoriali sociali. È stato redatto appunto recependo tutti gli atti legislativi e amministrativi che abbiamo appena esaminato. È stato recepito e approvato appunto in tutte i comitati dei sindaci dei diversi ambiti territoriali sociali e siglato dai rispettivi sindaci dei comuni capofila. I tratti, diciamo, connotativi, i punti salienti del protocollo d'intesa, ovviamente laddove si parla di rete, laddove si parla di integrazione, diventa fondamentale l'individuazione di un'unica figura referente coordinatrice pedagogica territoriale. Non potrebbe essere altrimenti, perché per poter funzionare una rete, per poter funzionare un coordinamento, è necessaria una figura referente che fa da raccordo, una figura referente che abbia la necessaria esperienza, che abbia la passione, che abbia volontà di cambiare realmente le strategie educative e di essere un fulcro, un punto di riferimento. Quindi chi, no, non altri se Rita credi, vabbè volevo un po', però effettivamente la nostra pedagogista ha lavorato alacremente a questo progetto, sta tuttora lavorando alacremente ed è stata investita di una responsabilità e di un lavoro non indifferente ed è tra l'altro, come diceva qualcuno in apertura, anche un lavoro di carattere sperimentale, non c'è uno storico. Quindi è un progetto che può dare tante soddisfazioni, ma che è abbastanza difficile da impostare. Quindi a questa figura di referente, di coordinatrice, spetterà col ruolo di impulso ed azione la costituzione, avvio e funzionamento dei CPT 06 territoriali, la promozione e l'attuazione del piano di formazione continua e congiunta 06 in raccordo con i 4 CPT 06 e le istituzioni educative scolastiche dei territori. Quindi il coordinamento non è solo tra ambiti territoriali sociali, ma coinvolgerà tutte le istituzioni educative scolastiche dei nostri territori. Si avvarrà quindi questa figura di coordinatrice, si avvarrà di una figura per ogni ambito territoriale sociale. I comuni ovviamente dovranno assicurare premesso che i comuni dovranno assicurare ovviamente tutta la loro collaborazione, il coordinamento si baserà ovviamente sulle finalità che vanno perseguite con il protocollo. Le finalità principali ovviamente sono il diritto all'educazione e all'istruzione, che deve essere garantito, come ci diceva l'assessore Giorgia Latini, a tutti i bambini e a tutte le bambine e conseguentemente a tutte le famiglie, perché le difficoltà poi sono delle famiglie. Quindi
l'accessibilità ai servizi educativi, la più ampia accessibilità, la parità di opportunità, che questa è una cosa importante, l'integrazione anche degli orari di vita, i tempi di lavoro e di vita dei genitori che dovranno, insomma, questa è una cosa importante perché affinché sia reale la parità di opportunità educativa dei bambini, ovviamente dobbiamo mettere nelle condizioni le famiglie di avere la parità di opportunità appunto nel far fruire di questi servizi i propri figli. Con il protocollo d'intesa, questi quattro ambiti territoriali si impegnano a perseguire queste finalità e attuando appunto questo passo avanti decisivo in questi servizi educativi. Quindi saranno focalizzati appunto i servizi dei servizi educativi per l'infanzia comunali e privati, i servizi integrativi comunali e privati, quelli ludici anche, quindi spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare, scuole dell'infanzia statali e paritarie. Ovviamente il passo avanti decisivo significa superare le disuguaglianze e le barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ecco questo era quello che stavo dicendo in premessa, che è fondamentale affinché le famiglie siano messe nelle condizioni di poter garantire ai propri figli il maggior percorso educativo possibile. Promuovere la qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i servizi educativi 0-3 e scolastici. Promuovere la partecipazione delle famiglie. Il protocollo d'intesa ovviamente si basa su una serie di articoli, che sono sei, sono questi, quindi oggetto, finalità, funzioni, compiti del referente, dei CPT 06 provinciali, individuazione del referente, oneri finanziari, quindi fondo 06 Regione Marche, decorrenza e durata che è stata stabilita in triennale e poi rinnovabile. Il protocollo d'intesa quindi focalizza nella funzioni e compiti del referente la parte fondamentale che abbiamo quindi già visto. Questo coordinamento poi che se vogliamo scorrerlo velocemente andrà fatta una mappatura del sistema 06 provinciale. Raccordo interistituzionale con i soggetti gestori e dirigenti scolastici, composizione dei CPT per ogni ATS, il coordinamento, il raccordo, una stesura condivisa di questo per giungere al raccordo curriculare. Il monitoraggio del sistema integrato, perché ovviamente in corso d'opera sarà necessario ed è indispensabile il monitoraggio, appunto essendo tra l'altro un progetto sperimentale, cura della pubblicazione periodica sulla pagina del sito di ogni ambito territoriale sociale, promozione e realizzazione di seminari e convegni per la diffusione di queste nuove linee educative, supervisione dei singoli CPT 06, supporto ai quattro CPT, cura della documentazione ed eventuali pubblicazioni di interambito provinciale. Se vogliamo riassumere brevemente i punti cardine, i 10 punti cardine di questo protocollo d'intesa, a questo punto, diciamo in maniera conclusiva,
Il primo che emerge è quello del sistema di rete, perché la coesione territoriale in questa tipologia di progetti è una caratteristica fondamentale. Quindi, come ci diceva la nostra Rita Tancredi, costa, entroterra, urbana e montana devono avere tendenzialmente, diciamo, in un periodo abbastanza breve, medio-breve, dovranno avere le pari opportunità educative di qualità e continuità. La referente unica, che come abbiamo detto è fondamentale in tutti i contesti dove c'è un coordinamento di più ambiti territoriali, ma anche di più livelli istituzionali, quindi con le scuole, con i servizi educativi. Attivazione, appunto dopo la nomina della referente unica, dei CPT 06, che sono i coordinatori pedagogici, che si fonderanno i coordinatori pedagogici 03 e 36 nel territorio per attuare in maniera proprio con funzioni concrete per attivare queste nuove linee guida. Linee pedagogiche per il progetto pedagogico integrato unitario 06 del Piceno, in raccordo con le istituzioni educative scolastiche, come abbiamo detto, inclusività, sussidiarietà, sostegno e rafforzamento dei territori, che sono delle caratteristiche fondamentali affinché nella diversità dei territori, che poi per quello che ci riguarda c'è anche una diversità dei territori che ci caratterizza tra la costa e la collina e la montagna, insomma c'è una diversità anche abbastanza evidente, abbastanza importante. Alleanza educativa con le famiglie presso i servizi e le scuole all'interno del progetto pedagogico integrato, integrazione educativa sociosanitaria territoriale inclusiva. Ecco perché torniamo alla riflessione iniziale. Sono stati scelti gli ambiti territoriali sociali per gestire questo progetto di integrazione 06, perché l'integrazione educativa non può prescindere dall'educazione sociosanitaria territoriale, in quanto c'è una proprio sinergia tra queste funzioni territoriali. Formazione continua e condivisa 06 per i coordinatori pedagogici territoriali, che sarà ovviamente importante per oltre che per uniformare l'attuazione di queste linee guida, nuove linee guida, anche per avere un aggiornamento costante, per essere sempre all'avanguardia e pronti in questa funzione educativa. Luogo di riferimento identitario, che è il centro di documentazione pedagogica 06. La messa in rete del programma PIPPI. Il centro di documentazione pedagogica e ricerca 06 è stato creato presso il comune di San Benedetto del Tronto, ambito territoriale sociale 21, con a firma della mia determina dirigenziale numero 1858 del 2019, a recepimento appunto della delibera di giunta regionale numero 394 del 2019, e l'abbiamo voluta istituzionalizzare, ufficializzare come un luogo di riferimento identitario per le educatrici e gli educatori pure. Rita, sì, sì. Le insegnanti del sistema 06 e il coordinamento pedagogico territoriale della provincia Picena. È il luogo dove fisicamente si trova la documentazione, la ricerca, la formazione, lo scambio, il confronto in ambito pedagogico educativo, che è finalizzato in maniera spinta a favorire quindi la creazione di questa comunità educante riflessiva e consapevole attraverso un approccio ecologico alla cura dell'infanzia,
allo scambio, alla diffusione di buone pratiche nei servizi 06 anche per i progetti di ricerca, azione e informazione con università e con le scuole polo di ambito di riferimento. Ovviamente le buone pratiche dei servizi 06 saranno particolarmente importanti, particolarmente interessanti, appunto perché è l'avvio di un percorso sperimentale. Non esiste nella storia una strategia di gestione appunto di queste politiche didattiche 06 che abbraccia questa fascia di età in maniera così completa, quindi la diffusione di buone pratiche sarà particolarmente importante per il futuro dei territori e per il futuro dei nostri bambini che diventeranno poi ragazzi ed adulti. Io spero di aver dato una carrellata di informazioni per dare veramente l'idea dello stato dell'arte, che è uno stato dell'arte importante. Siamo i primi, abbiamo circa 300 iscritti a questo... Sì. E quindi siamo assolutamente entusiasti. Siamo entusiasti e quindi faremo sicuramente un buon lavoro. Grazie. Eccoci di nuovo. Ringrazio la dirigente Katia Talamonti per aver in maniera esaustiva e puntuale aver fotografato lo stato dell'arte di un lavoro in progress che ha semplicemente il proposito di porsi in maniera sperimentale per un miglioramento futuro appunto del protocollo d'intesa d'interambito. Adesso do e la ringrazio vivamente per essere entrata in quanto dirigente nel vivo e standoci vicino in questi primi passi, perché come bambini anche noi umilmente facciamo i primi passi e ce la mettiamo tutta per creare nel PCN un sistema 06. Adesso do la parola al sindaco di Ascoli che ci vuole portare appunto un intervento brevemente e poi darò la parola al dirigente Chiani del comune di Pesaro. Ecco, do la parola al sindaco Marco Fioravanti del comune di Ascoli Piceno, prego. Ecco, chiedo il sindaco di Ascoli, prego. Domenico, ci sono dei problemi tecnici? No, non mi sente. Ti sento. Controllo. Ecco. Prego. Si sente? Sì, ti sentiamo. Un attimo, verifico con la segreteria. Un attimo. Arriva, eccolo, arrivato. Perfetto, grazie. Diamo il benvenuto al sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, prego. Mi sentite? Sì, sentiamo, prego, sindaco. Non funziona purtroppo la telecamera, quindi non mi vedete. Però mi sentite, grazie, scusate il ritardo, però stavo in un'altra riunione. Innanzitutto grazie a
al dottor Fanesi, a tutti voi per l'invito. Oggi è un momento secondo me molto importante perché sancisce l'avvio del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Un momento importante perché per la prima volta i comuni della provincia di Ascoli Piceno, riuniti negli ambiti territoriali e sociali, opereranno in questo settore con un coordinamento pedagogico unitario e percorso di formazione continua. Questo è molto importante perché per la prima volta c'è un raccordo, una condivisione con le istituzioni educative e scolastiche con l'obiettivo di garantire pari opportunità educative a tutti i bimbi dai 0 ai 6 anni, contrastando la povertà educativa e l'allargarsi della forbice delle disuguaglianze sociali che stiamo vivendo quotidianamente. E, noi abbiamo sempre detto che per i nostri cittadini è fondamentale fare squadra e fare rete. Oggi è la dimostrazione perché è molto difficile lavorare in team, perché tutti devono avere la capacità di fare un passetto indietro e farne due in avanti tutti insieme, e quindi vi ringrazio per la dimostrazione di lavoro di squadra, lavoro in team. Ringrazio tutti gli ambiti territoriali, sociali e tutti coloro che hanno lavorato fattivamente per siglare questo protocollo. È fondamentale garantire pari opportunità ai più piccoli, quindi ai nostri bambini, ai ragazzi, così come fanno le amministrazioni tutti coloro che lavorano sull'educazione dei ragazzi. E veramente vi ringrazio speriamo che questo progetto possa essere esempio per l'intero territorio per lavorare in squadra anche su altri progetti, non solo sulla pedagogia ma anche su altri progetti. Quindi veramente vi ringrazio perché è la dimostrazione che questo territorio è pronto per lavorare in squadra. Grazie Sindaco. Domenico, vuoi aggiungere qualcosa? Ringraziamo il sindaco di Ascoli e passiamo la parola al dirigente Walter Chiani dei servizi alla persona e alla famiglia del comune di Pesaro con la sua relazione dal titolo Coordinatori e coordinamenti pedagogici territoriali nella regione Marche, a che punto siamo? Prego, grazie e grazie dell'attesa. Grazie Rita e buon pomeriggio. Spero che si senta bene, insomma io vi sento bene. Io intervengo non tanto in qualità di dirigente del Comune di Pesaro, ma come diciamo referente individuato del gruppo regionale di lavoro per la promozione del coordinamento pedagogico. Quindi il gruppo istituito dalla Regione ormai un po' di anni fa, nel 2017, proprio per accompagnare l'attuazione del decreto legislativo 65. E in questo gruppo anche colgo l'occasione per ringraziare, per salutare particolarmente dottoressa Rita Tancredi e dottoressa Luisa De Luigi, con cui abbiamo condiviso tante cose, stiamo ancora condividendo. La collega, la dirigente del Comune di San Benedetto, ha già illustrato il panorama normativo. Per cui io farò un intervento molto breve perché credo che a voi interessi anche approfondire un po' meglio che cosa vuol dire ragionare in una prospettiva 06, perché è un tipo di espressione questa che stiamo usando molto da molto tempo, ma in realtà facciamo ancora fatica a capirne tutta la portata. Intuiamo, sappiamo che è bello vedere le cose tutte insieme, però le implicazioni di questo tipo di approccio sono ancora da scoprire. Quindi quello che la Regione Marche ha fatto è quello di creare delle condizioni organizzative perché si possa fare un lavoro con approccio 0-6 anni. Quindi noi adesso, per quello che dirò, parlerò di un aspetto diciamo di retrovia, cioè quelle che sono le condizioni che rendono possibile un lavoro 06, e tra queste condizioni, una di queste condizioni, non l'unica, però strategica, c'è appunto la presenza del coordinamento pedagogico
nei servizi e del coordinamento pedagogico territoriale per i servizi. E sono due cose diverse. E adesso proverò ad aiutarmi con delle slide per inquadrare meglio queste differenze. Vediamo se riesco a condividere il contenuto. Ecco, mi dicono che dovete abilitarmi alla condivisione. Lo vediamo immediatamente. Sì, grazie. Ok. Ecco, si vede? Sì. Si vede? Ok. Bene, allora io parto un attimo da questo aspetto, no? Come vi dicevo, un po' di storia istituzionale, come ha detto già la mia collega, che la Regione Marche, per dare attuazione al decreto legislativo 65, ha istituito il gruppo di lavoro regionale per la promozione del coordinamento, che ha poi approvato, su proposta del gruppo, gli indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali. Bene, allora, qual è una prima affermazione molto importante? Soprattutto vedo per voi che state facendo questo lavoro così complesso, anche di messa in rete di territori diversi, no? Ognuno sicuramente con la propria identità e la propria storia, no? Ecco, un'affermazione di fondo dell'atto della Regione Marche è che il coordinamento pedagogico territoriale che voi state costituendo non è un tavolo di rappresentanti delle istituzioni. Questo è un punto importante dal punto di vista proprio come cultura politico-gestionale, perché nella normativa regionale il coordinamento pedagogico non è un luogo di rappresentanza delle istituzioni scolastiche o educative che sono lì presenti con i loro referenti, ma è un'equipe di professionisti dell'educazione, che sono appunto i coordinatori. Quindi questa è la prima cosa. Si tratta di un'equipe professionale al servizio della cultura dell'infanzia, non di un luogo di rappresentanza dei singoli enti. Questa è una scelta professionale di fondo. Ovviamente noi dobbiamo valutare che un coordinamento pedagogico territoriale, per le sue funzioni, e ne richiamo velocemente alcune, perché poi gli elenchi sono sempre un po' noiosi, però che vedo anche riprese nel vostro protocollo d'intesa. Molto importante è conoscere la qualità della vita infantile del territorio, sostenere il lavoro pedagogico dei singoli coordinatori pedagogici, perché questo è importante. Il coordinamento pedagogico territoriale che voi state costituendo presuppone che ci siano i coordinatori pedagogici per i singoli servizi, in maniera associata o singola. Quindi il coordinamento pedagogico territoriale vuole essere anche di sostegno ai singoli coordinatori per un loro lavoro non facile, promuove la documentazione educativa, e voi ci siete appieno con la promozione proprio del centro di documentazione di ricerca pedagogica territoriale di cui avete parlato, che avete istituito, analizza i bisogni formativi, e questo aspetto della formazione è molto importante, formazione degli educatori, delle educatrici, formazione anche dei coordinatori, e rileva la qualità dei servizi educativi erogati, perché al di là della percezione che possiamo averne noi che ci lavoriamo, è sempre molto importante darsi degli indicatori il più possibile oggettivi, dopo questa parola va un po' compresa, di qual è la qualità effettiva che i nostri bambini ricevono nei servizi in cui sono accolti. E poi chiaramente curare la continuità delle linee educative anche con il primo ciclo della scuola primaria. Il coordinamento pedagogico avanza anche delle proposte ai responsabili locali e regionali per migliorare il sistema. E quindi, peraltro, ad esempio, in questo momento, questa funzione la ritengo molto importante, perché voi sapete che sia per legislazione nazionale che anche per il famoso piano
nazionale per la resilienza, ci saranno molte risorse per i territori, molte risorse anche per lo 06 che dovranno essere spese in maniera intelligente, nella maniera migliore possibile, e per poter decidere le forme di spesa più utili bisogna avere una conoscenza precisa della materia, e il coordinamento pedagogico territoriale è uno staff di professionisti che deve poter dare gli elementi agli amministratori per fare delle scelte adeguate di servizio. Ovviamente favorisce la diffusione di iniziative, progettualità e servizi innovativi, la qualità della rete, l'inclusività del sistema educativo e la partecipazione delle famiglie. Tutti i punti che avete ripreso nel vostro protocollo molto opportunamente. È già stato detto che la Regione ha scelto l'ambito come dimensione del coordinamento pedagogico territoriale, composto da chi? Da tutti i coordinatori pedagogici dei servizi 03 pubblici e privati, da qualunque parte, di qualunque tipo di gestione siano, dai coordinatori pedagogici delle scuole di infanzia statale o, dove non ci siano ancora, dalle figure di sistema individuate dagli istituti scolastici statali o dalle reti, e dai coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia paritarie. Ecco, qui adesso velocemente alcuni punti di attenzione. Come dicevo prima, il gruppo di coordinamento pedagogico territoriale presuppone i coordinatori, non li sostituisce. Questo è un punto importante, perché non tutti i servizi educativi hanno i coordinatori ancora come figura dedicata con il tempo professionale necessario per poter svolgere meglio il loro ruolo. Queste hanno bisogno anche di figure che siano qualificate, quindi che abbiano una formazione adeguata come titolo di studio e come formazione poi in servizio, e che abbiano appunto il tempo per poter svolgere la loro funzione in maniera precise. Senza i coordinatori pedagogici dei servizi non ci può essere un miglioramento del funzionamento, ad esempio, dei gruppi delle educatrici, dell'equipe educativa. Non è possibile senza i coordinatori ragionare con un punto di vista anche esterno su quelli che sono i bisogni formativi e quello che può essere un buon piano formativo del personale. Voi sapete che in questo momento non mancano le risorse per la formazione del personale, non mancano a livello statale e direi anche a livello locale, anche grazie al Fondo 06 che stanzia sempre, in questi anni ha sempre stanziato una buona quota per la formazione, ma avere i soldi per la formazione non basta per fare una buona formazione, bisogna capire cosa serve e che forma e quale modalità di formazione serve per le educatrici, per il personale scolastico che noi abbiamo concretamente nel nostro territorio. Il coordinatore garantisce la supervisione e monitoraggio della qualità dei servizi ed è molto importante anche per la prevenzione del burnout e dei comportamenti impropri del personale, tema che non bisogna mai dimenticare, del rischio sempre, di un mestiere molto logorante per certi aspetti. Ecco, ma questi sono i coordinatori. Il coordinamento pedagogico territoriale è quello che, nella visione della Regione Marche, garantisce una comune cultura professionale tra gli educatori responsabili di servizio nello 06. E, come dicevo prima, anche la rilevazione dei bisogni, il sostegno alla crescita professionale dei singoli coordinatori, la documentazione e i dati per una reale programmazione. Ecco, quello che vorrei sottolineare è che abbiamo di rete, stiamo dicendo tutti, e su questo credo siamo tutti d'accordo, stiamo dicendo qualcosa di diverso da una semplice conoscenza reciproca tra i servizi, no?
dal fatto che già un servizio dialoghi con l'altro, che un nido dialoghi con la scuola dell'infanzia, che la scuola dell'infanzia dialoghi con la scuola primaria, che ci siano degli scambi. Certo, se non c'è questo non c'è il resto, ma quando noi diciamo sistema 06 intendiamo dire qualcosa di più di una compresenza, di una conoscenza reciproca. Intendiamo dire proprio il fatto che chi lavora nei nidi, nella scuola dell'infanzia, ad esempio nella scuola primaria, trova modo di scambiarsi le proprie pratiche educative in modo da creare una circolarità di apprendimento dall'esperienza che sa guardare a tutto il ciclo evolutivo del bambino, non solo del bambino che ho davanti adesso, con l'età che ha, ma anche del bambino che diventerà da questo punto di vista. Quindi il coordinamento pedagogico territoriale è un soggetto importante, indispensabile, proprio per mantenere sempre alta la riflessività, come si dice, degli operatori rispetto al loro lavoro. Adesso vi dico un attimo quali sono i coordinamenti pedagogici, qual è la situazione nella Regione Marche in questo momento. Questi sono dei dati provvisori che abbiamo avuto dall'ufficio regionale, perché noi come ambito di Pesaro, come qualcuno forse saprà, stiamo curando per conto della Regione il corso di formazione per coordinatori pedagogici. E quindi abbiamo avuto questi dati. E su 23 ambiti territoriali sociali abbiamo 14 CPT che ci hanno comunicato di essere stati costituiti per 17 ambiti territoriali, perché qualcuno copre più ambiti, come nel vostro caso, quindi 17 su 23 pari al 73,9% del territorio regionale. Quindi ancora nella Regione Marche non è completo, però è già un buon punto, la costituzione in tutti gli ambiti di un coordinamento pedagogico territoriale. Questo diciamo al dato di oggi. Come è stato detto, noi abbiamo anche avviato già il primo corso di formazione regionale per coordinatori pedagogici 0-6 anni, che è un corso che è riservato ai membri dei coordinamenti pedagogici territoriali costituiti e anche ai coordinatori dei servizi pubblici e privati 0-6 anni, anche se non fanno parte in questo momento di CPT perché magari non è stato costituito. Per le scuole statali il corso è aperto alle figure di sistema individuate dalle direzioni scolastiche. E questo corso, per dirvi un'iniziativa che adesso è in atto e che ci sta dando anche delle importanti informazioni, prevede 6 incontri, 2 sono già stati effettuati, 17 aprile e 13 maggio, gli altri 4 li faremo all'inizio del prossimo anno, 21 e 22. Bene, noi nel raccogliere le iscrizioni per questo corso abbiamo avuto questo dato incoraggiante, ritengo, cioè noi al primo corso di formazione per coordinatori pedagogici 06 abbiamo in questo momento 323 iscritti che si dichiarano come identità per il 42% coordinatori pedagogici, quindi 138 coordinatori pedagogici, 30 educatrici, 87 insegnanti, 15 membri non ben definiti di CPT e anche 15 titolari di enti gestori. Queste sono le casistiche principali. Quindi per dirvi che è un numero importante, insomma, interessante, consistente di professionisti che hanno sentito il valore, diciamo, di fare formazione assieme. Io credo non solo nel senso di, diciamo, di partecipare a qualcosa che spero trovino utile, ma proprio anche come forma di identità professionale, proprio per riconoscersi in un percorso e in un'identità, in un ruolo che ritengono e che è oggettivamente molto, molto importante. Ecco, lo scopo del mio intervento era un po' uno scopo di inquadramento. Quindi io direi che faccio i complimenti anche per il lavoro che ho visto illustrato in questo territorio, insomma, e, dicendo che appunto gli appuntamenti che abbiamo davanti sono molto impegnativi
e saranno anche molto molto pressanti già da subito, lo stiamo vedendo anche noi nei nostri singoli territori, quindi assolutamente ci sarà un buon banco di prova per il vostro protocollo di intesa. Grazie a Walter, appunto a Walter Chiani, e proprio perché abbiamo anche se ecco il sistema, tutta la situazione richiede un impegno complesso, non da poco, anche in un momento storico che stiamo attraversando come quello della pandemia, che comunque non facilita lo svolgimento di certe attività, di certi raccordi, comunque non ci perdiamo d'animo e a distanza con le colleghe, tramite altre opportunità, portiamo avanti il progetto che sperimentalmente dovrebbe avere il suo approdo al nuovo anno scolastico 2021-2022 in raccordo con le varie istituzioni e dirigenze scolastiche. Ecco, parlando sempre del protocollo di interambito piceno. Ecco, ringrazio per la fotografia dello stato dell'arte, dove appunto il dottor Chiani ci ha fatto il punto della situazione relativamente al corso di coordinatori pedagogici. Tante colleghe adesso collegate streaming sono le stesse che stanno frequentando il corso regionale, appunto, che ha presentato poc'anzi il dottor Chiani. Ringraziando allora del contributo ancora, passo la parola alla professoressa Rosita De Luigi, Università di Macerata, per entrare nel vivo della prima azione pratica che metteremo in piedi come protocollo d'intesa dei CPT della provincia picena, ovvero il titolo del suo intervento è «Dall'accordo quadro al percorso di formazione integrato 06. Prospettive di ricercazione tra servizi, scuole e università». Do la parola alla professoressa Rosita De Luigi, nonché componente del gruppo di lavoro regionale appunto del CPT. Prego, grazie. Grazie, grazie molte Rita, grazie per questo invito e grazie anche per questa apertura che vede proprio in questo lancio dell'incontro delle importanti traiettorie, direi veramente territoriali, che ci riportano all'importanza di fare delle reti in cui ci siano i cosiddetti multiattori, no? Sociali, politici, educativi, pedagogici, che poi stanno sul territorio e si muovono in modo sinergico, almeno cercano di farlo appunto per la qualità di servizi che poi raggiungono direttamente nel nostro caso i bambini 06 e certamente le loro famiglie. Quindi ringrazio per questa occasione e, come già anticipato anche dai colleghi, da Rita, da Walter, abbiamo operato insieme e continuiamo a operare su questo tavolo regionale, ed è proprio da lì che vorrei partire, perché tutto ciò che è stato già condiviso finora arriva da riflessioni che non sono improvvisate, che non sono momentanee, ma che descrivono proprio un processo attento a come si muovono i territori. Mi sono appuntata diverse delle parole che anche gli amministratori, i dirigenti hanno detto finora, territori eterogenei che sfidano la possibilità di accesso ai servizi dei bambini, delle bambine e delle famiglie, e per questo credo che sia importante lavorare sulla costruzione, sulla promozione, sulla tenuta delle sinergie locali che poi supportano le quotidianità educative in cui tutti voi siete immersi costantemente. Io in questo incontro rappresento anche l'Università di Macerata e quindi mi fa molto piacere continuare a consolidare questo dialogo anche in chiave operativa, no? Perché ritengo che davvero un partenariato fatto di più istituzioni che si muovono, che agiscono su uno stesso territorio e che lavorano anche in contesti formativi che tra l'altro creano dei ponti di collegamento tra nuovi soggetti in formazione, soggetti che costantemente si formano, esperti del settore, educatori, educatrici, pedagogisti, referenti, dirigenti che portano anni di esperienza e di pratiche educative, credo che questo sia davvero un passaggio importante per costituire quella che più volte è stata ribadita oggi, è la cultura della promozione dell'infanzia. E per fare questo condivido lo schermo e quindi condivido alcune slide, spero che siano visibili, se magari mi date un cenno di visibilità, perfetto, ok, grazie Rita. Allora, vado subito in presentazione.
Eccoci qua. Allora, il titolo del mio intervento di oggi è proprio dall'accordo quadro al percorso di formazione integrato 06, prospettive di ricercazione tra servizi, scuole e università. È un titolo che ci ricorda che certamente nel momento in cui promuoviamo degli accordi che non sono solo formali, ma che davvero poi entrano nella dimensione educativa, abbiamo bisogno di ricerca, abbiamo bisogno di azione, abbiamo bisogno di riflessività. È stato già detto, condivido fortemente sugli interventi, sulle pratiche nei luoghi in cui poi si svolgono appunto le pratiche educative. Ecco perché credo che questa alleanza anche di riflessione, di orientamento pedagogico tra servizi scuola e università possa qualificare ulteriormente gli interventi che andremo a mettere in atto. Alcuni passaggi, no? Cercherò anche di rispettare i tempi in questa fase finale dell'incontro di oggi. Alcuni passaggi importanti che abbiamo già attraversato anche nelle vostre parole. Il sistema 06 è proprio il sistema di riferimento in cui ci muoviamo, e così come parallelamente chiaramente prendiamo in considerazione le linee pedagogiche per il sistema integrato 06. Qua ci tengo a sottolineare che la presentazione delle linee pedagogiche è tuttora in corso, perché è in corso una concertazione su questo, quindi credo che sia anche molto importante che i territori si muovano nelle diverse istanze, nelle diverse rappresentanze per ragionare sui contenuti delle linee pedagogiche, perché poi gli orientamenti sono quelli che caratterizzano le pratiche, le posture educative, le modalità di lavoro, non solo dal punto di vista organizzativo, certamente importante, ma anche poi dal punto di vista pedagogico ed educativo, e quindi poi dell'esercizio delle pratiche di partecipazione, di supporto e di accompagnamento dei processi di crescita 06. Alcune parole chiave, alcune immagini. Costruire un servizio integrato, un sistema integrato 06 significa mettersi alla ricerca di nuove forme di cooperazione, di prossimità, prestando attenzione a quali sono i contributi che ogni soggetto, più o meno istituzionale, più o meno formale, più o meno professionale, perché non dimentichiamoci mai del ruolo importantissimo che le famiglie hanno in queste alleanze educative che noi ci prefiggiamo di costruire. Ecco, costruire quindi, dicevo, delle prospettive che tengano in considerazione tutte le dinamiche, le risorse, le sfide, le opportunità che troviamo sul territorio. Per far questo è necessario certamente orientarsi su delle prospettive che siano quantomeno plurali, su delle prospettive che ci portino a sperimentare, ad innovare e a tracciare tutto ciò che poi territori eterogenei, complessi, articolati possono declinare per il benessere dei bambini e delle bambine. Benessere significa anche sviluppare delle pratiche attente alla qualità non solo del servizio, ma del lavoro che gli operatori, le operatrici, i coordinatori, i dirigenti, rappresentanti del mondo educativo mettono in atto proprio all'interno dei servizi, delle scuole, quindi dei luoghi in cui poi si attuano le pratiche educative. Vuol dire allora certamente lavorare alla costruzione di tavoli interprofessionali, perché stiamo parlando di un lavoro che insiste su professionisti diversi, no? Nell'arco 06 sappiamo di avere a che fare con educatori, educatrici, con insegnanti, con dirigenti, con coordinatori pedagogici designati da tempo, con coordinatori pedagogici appena designati, con funzioni di coordinamento, così come con funzioni educative che hanno background differenti, che sono immersi in pratiche che hanno orientamenti differenti e che operano in contesti diversi. Questa è una sfida che ci richiederà, lo vedete in questa immagine, di metterci al tavolo di lavoro portando i nostri contributi, documentando, altra parola chiave che è già stata condivisa, le pratiche che si mettono in atto, ma che vuol dire non una sorta di esibizione, di vetrina delle pratiche, no, piuttosto davvero una riattribuzione di senso delle pratiche, quindi riflettere sulle pratiche per narrarle
e comprenderne effettivamente il senso, le traiettorie, le sfide, le divergenze che si possono trovare anche all'interno di uno stesso territorio. Il fare sistema, è già stato detto, ha bisogno di collaborazione, ha bisogno di squadre di lavoro, ha bisogno di sussidiarietà, che vada a promuovere non solo i tavoli di lavoro che abbiamo appena visto, ma anche la ricerca sul campo. E ho scelto questa immagine perché ci ricorda quanto sia prezioso e quanto sia importante dal punto di vista pedagogico esplorare l'esperienza, apprendere all'interno dei contesti di lavoro e di servizio. È importante tanto per i bambini quanto per gli educatori, le educatrici, gli insegnanti che si affacciano costantemente su campi di esperienza e di intervento che variano, sono complessi ed articolati. Ecco, ancora poi tutto questo lavoro che viene promosso a livello di riflessività, a livello di sviluppo di pratiche, anche di valutazione delle pratiche stesse per capire se queste pratiche hanno un impatto. Sappiamo che uno dei paradigmi ampiamente praticati in questi ultimi anni e riscoperto in questi ultimi anni è proprio quello del contrasto alla povertà educativa. Ecco, sarà necessario valutare quanto queste pratiche hanno un impatto anche per favorire le pari opportunità, cioè in modo che nessuno resti indietro, nessuno resti escluso, ma che ci sia una dimensione di partecipazione e di focalizzazione sulla promozione, sui punti forti, sui punti in comune, non tanto nella promozione, e ho scelto di riprendere l'immagine della locandina del seminario di oggi, non tanto nella promozione delle differenze interpretate come distanze, ma piuttosto davvero dell'intreccio delle differenze e delle identità come risorse e come nuclei di vicinanza e di comunanza, perché ci si scopre insieme. Le pari opportunità e garantire pari opportunità di accesso ai servizi, alla scuola, e quindi contrastare la povertà educativa di bambini e delle bambine, in questo caso dell'area del Piceno, e quindi in un sistema integrato che integra non solo lo 06, ma anche, l'abbiamo sentito dai diversi ambiti, in una forte intenzionalità di lavoro comune, di costante raccordo, beh, questo significa certamente orientarsi verso la partecipazione. Una partecipazione che diventa attivazione di tutti i soggetti che entrano a far parte del sistema 06, che sono soggetti, tra l'altro, è vero che noi ci concentriamo sui bambini 06, ma sappiamo molto bene che sono soggetti intergenerazionali, perché abbiamo i bambini, ma abbiamo gli adulti, abbiamo adulti di riferimento che certamente possono essere famiglie, con grande attenzione a tutte le forme familiari che possiamo incontrare, così come alle diverse generazioni di operatori, di operatrici, ma anche di tutori di bambini, di minori che possono attraversare percorsi di crescita difficili. E costruire spazi di partecipazione è certamente una delle sfide chiave, no, di chi opera nei contesti educativi. In che modo il sistema 06 si può prefiggere di farlo? In che modo si possono articolare queste esperienze? Ho sentito, facendo riferimento al corso di formazione regionale, proprio in uno dei, nel primo incontro, no? Si parlava della sfida di costituire uno degli altri assi che c'è nel decreto 65, proprio quello di costruire la continuità, i poli educativi, e proprio nel primo intervento si diceva attenzione a non fermarsi alla contiguità, no? Territoriale, in questo caso c'è molta eterogeneità nei territori, ma trasformare la contiguità in continuità. Ecco, allora, trasformare la cooperazione come un pensiero che è cooperativo e come un'azione che diventa cooperante. Ripeto, non solo per i bambini, ma proprio attraverso la costruzione delle reti, ecco proprio la parola chiave anche dell'incontro di oggi, e la testimonianza di una intenzionalità cooperativa che va a caratterizzare e dà spessore a queste reti, che sono reti territoriali di servizi, di scuole, di università, di amministrazioni, che congiuntamente, ognuno con il suo profilo, con il suo mandato, perseguono però l'obiettivo di un benessere che è un benessere comunitario.
È un benessere comunitario perché? Perché quando noi lavoriamo insieme, costruiamo delle comunità educative, delle comunità educanti, e lo facciamo come nell'incontro di oggi, cioè mettendo a fuoco tutto ciò che riguarda la dimensione di una comunità educante che sta certamente nei servizi, nelle scuole, nei luoghi dell'educazione all'interno di un territorio, non solo di più direi, all'interno di territori che tra di loro, e mi ha fatto molto piacere sentire le parole dei dirigenti e degli amministratori, si riconoscono come differenti anche perché geograficamente lo sono, ma l'intento è della ricerca di una comunità educante territoriale diffusa. Questo credo che possa essere un modello altamente praticabile se c'è non solo una condivisione di intenti, ma anche una condivisione di interventi. Allora la questione delle reti diventa essenziale nel momento in cui queste reti sono fatte di partenariati che sono validi non solo dal punto di vista burocratico formale, ma sono collocati con sostanza educativa, direi pedagogica, all'interno di progettazioni comune. Quindi il percorso e il processo formativo diventa anche una strategia di riflessione insieme, di individuazione di bisogni, di individuazione di potenzialità su cui poi poter progettare insieme. Penso che tutto questo movimento a livello territoriale, a livello istituzionale, a livello formativo, ci riporti poi a una questione chiave dell'educazione, che è quella dell'aver cura delle relazioni, dei territori, delle reti che si creano a beneficio dell'accesso, della qualità dei servizi per i bambini e per le bambine 0-6. Torno a ripetere che prestare attenzione all'infanzia non è una questione settoriale, ma è una questione comunitaria, altamente comunitaria, che attraversa corresponsabilità che possono evolversi nel tempo, nel momento in cui poi si agisce congiuntamente con una forte intenzionalità e con obiettivi che vengono concertati, dove la concertazione talvolta può essere una negoziazione, ma ci riporta a mettere a tema ma quali sono allora gli obiettivi verso cui vogliamo andare, e non solo quali sono gli obiettivi, quali sono poi le strategie, quali sono le azioni educative che vogliamo compiere, no? Questa circolarità tra la teoria e la prassi, che ritroviamo come una sfida costante nelle pratiche quotidiane e anche nella dimensione del saper stare sui territori, dei muoversi congiuntamente in modo non uniforme, ma certamente acquisendo dei lessici che ci fanno comunicare, ci fanno intendere tra adulti con i bambini, tra adulti e bambini, ecco, questo penso che sia non un punto di partenza di un percorso formativo, ma un punto di arrivo. E questa dimensione di movimento formativa è certamente una delle mission che anche l'università ha. Ed ecco perché in modo particolare abbiamo al momento stipulato insieme all'ambito territoriale 21 una convenzione che parla proprio di formazione e di supervisione. E ci tengo a sottolineare che l'attenzione primaria sarà rivolta a capire quali sono le esigenze. Condivido fortemente ciò che è stato appena detto da Walter Chiani, capire non solo perché e su che cosa formarsi, ma che cosa serve e in che modo formarsi, no? Perché poi certamente quando diamo vitalità a delle formazioni che fanno emergere logiche, traiettorie, prospettive problematiche, criticità, ecco, allora stiamo probabilmente iniziando ad incidere all'interno del territorio. Costruire delle reti significa anche mettersi in una postura che è quella della disponibilità ad apprendere, e ad apprendere reciprocamente tra professionisti, con le famiglie, dai bambini, tra i bambini. E credo che questa dimensione all'interno del sistema integrato 06 sia da potenziare, da incentivare, da mantenere e valorizzare nel tempo. Penso anche che sviluppare delle logiche di riflessione e di azione su un territorio attraverso
percorsi di formazione, di ricercazione, di supervisione pedagogica possa restituire valore, spessore alle pratiche educative quotidiane. Allora la sfida all'interno di questo percorso, che partirà anche nella dimensione dell'ambito territoriale, che poi eventualmente si estenderà, no? Anche in logica inclusiva rispetto ai servizi che saranno presenti, sarà proprio quella di articolare un dialogo interdisciplinare tra la pratica educativa dei servizi 03 e 36, proprio per passare in una continuità di intenti e di interventi, ripartendo da un'idea, o probabilmente da più idee, di bambino e di bambini, così come di famiglie, di servizi, di educatori, educatrici, insegnanti, che si mettono in relazione e che promuovono processi, percorsi di crescita per i più piccoli che incontriamo nel quotidiano e che sappiamo di incontrare per un certo tragitto della loro crescita, cercando già di puntare alla valorizzazione delle identità e di identità sempre più flessibili, attente e capaci di stare nella complessità, pensando a quello che sarà poi anche dopo i 6 anni. Ecco perché provare a fare il sistema 06 significa già buttare delle fondamenta per procedere anche oltre i 6 anni. Mi piace allora pensare che questa dimensione di lavoro, di cultura dell'infanzia, di intesa che abita i territori, possa passare attraverso alcune azioni specifiche. Ed è vero che gli elenchi mettono sempre un po', insomma, a meno che sia l'elenco della spesa, mettono sempre un po' di noia, no? Allora l'elenco che vedete proiettato in realtà nella slide ci ricorda solo che non solo gli orientamenti teorici, non solo le strategie, ma anche le azioni previste. Allora l'importanza di costruire delle reti che partano da concertazioni tra gli enti che si fanno capofila, promotori di alcuni itinerari formativi, così come rilevare i bisogni formativi, no? Tendenzialmente mi piace sempre smontare le parole, no? Quindi ad esempio nella parola bisogni non c'è solo la necessità, ma c'è anche la parola sogni, no? Quindi la possibilità di aprire al futuro, no? Dove stiamo guardando? Qual è l'orizzonte che vogliamo praticare, sviluppando delle ipotesi di intervento e delle logiche di lavoro congiunte per i bambini, per il sistema 06? E l'avvio di percorsi formativi e l'avvalersi di processi di ricercazione metterà proprio in questione questa dimensione, no? Un approccio che diventa democratico, un approccio che diventa sperimentale, un approccio che vede insieme più enti che si interfacciano, che lavorano, che cooperano, si confrontano e capiscono anche dove ci possono essere delle divergenze, delle peculiarità, delle eccellenze da valorizzare, delle logiche da valutare ed eventualmente da migliorare. Progettare scambi che possono essere scambi formativi, possono essere scambi di esperienza e ovviamente dal punto di vista universitario promuovere anche il dialogo tra le generazioni di operatori, no? Voi sapete che in università, nell'Università di Macerata, formiamo sia educatori ed educatrici dedicate all'infanzia, sia insegnanti della scuola primaria. Ecco, allora per noi è anche importante far entrare in dialogo queste generazioni che si affacciano su un mondo del lavoro e dei servizi molto complesso ed articolato e che si muove costantemente e che proprio in questi ultimi anni ha visto l'evolversi delle linee pedagogiche del sistema 06 e che quindi rimette tutti in ricerca, dai ricercatori agli studenti ai professionisti che praticano l'agire educativo nelle quotidianità più disparate. Ecco perché organizzeremo per quanto possibile workshop, seminari, webinar, cercheremo le forme più sostenibili anche a seconda, è inutile dirlo, dell'andamento pandemico a cui ci ritroveremo e cercheremo anche di individuare delle pratiche e di narrarle queste pratiche. Ecco, un altro punto chiave che credo estremamente rilevante all'interno dei servizi e del sistema 06 è proprio quella di capire non solo quali sono le pratiche realizzate, ma come le possiamo raccontare, come le possiamo narrare, sia perché
siano di supporto alle famiglie, ai bambini e alle bambine, di condivisione, sia perché diventino delle dimensioni di ricerca e delle dimensioni di attivazione e attenzione alle logiche che mettiamo in atto. Ecco, questo è un po' l'andamento e anche, come dire, l'intento che ci siamo prefissi in questo percorso. E io penso, rispetto alla giornata di oggi e al lancio che è stato fatto sul coordinamento pedagogico territoriale, che un territorio che comincia a muovere molti passi insieme, ecco, è un territorio che ha il desiderio di immaginare una comunità educante che davvero si diffonde nelle sue eterogeneità e peculiarità, per un verso, e dall'altra parte anche cercando un lessico comune che è fatto di attenzione alle situazioni specifiche, tanto quanto alla possibilità di un raccordo locale. Non dimentichiamo che la dimensione locale è proprio quella che sta dentro le situazioni, che è proprio immersa nei contesti educativi, ed è lì che la riflessione pedagogica si arricchisce, ed è lì che la qualità dei servizi diventa accessibilità per tutti e per tutte. Credo infine allora che sia molto importante convergere su una riflessione che possa far condividere intenti, intenzioni pedagogiche ed educative tra amministratori, dimensione politica, dimensione istituzionale, dimensione dei servizi, delle scuole, del territorio, e allo stesso tempo sia molto importante iniziare a convergere su una comunicazione che arrivi ai destinatari, ai bambini e alle famiglie, dove i destinatari non sono il target del nostro intervento, ma sono gli interlocutori, perché è sul territorio che si muovono le problematiche, che si muovono le risorse, le possibilità su cui possiamo promuovere accessibilità e qualità. Quindi penso che queste siano alcune, ecco, delle parole chiave che io ho raccolto anche rispetto agli interventi precedenti, e alcune, ecco, delle intenzionalità che vorremmo promuovere sul vostro territorio, lo ribadisco, a partire da una logica di condivisione regionale su cui tutti siamo costantemente coinvolti. Grazie per un excursus di approfondimento che ha ripreso le fila dell'andamento dei lavori del pomeriggio, ma comunque che ci permette l'approdo a quello che concretamente ci interesserà il nuovo anno educativo, ovvero partire con una ricognizione dei bisogni per le educatrici, gli educatori, come diceva bene la mia dirigente, le insegnanti del sistema 06 in loco, praticamente, vero Rosita? Dico bene? Assolutamente, lo confermo, questa sarà proprio la prima azione che metteremo in atto, quindi a brevissimo saranno intercettati educatori, educatrici e coordinatori, coordinatrici dell'ambito, proprio per rilevare, rispetto a questa dimensione del sistema integrato 06 del coordinamento, quali sono i bisogni formativi che più vi rappresentano, in modo da organizzare, promuovere, focalizzare l'attenzione su ciò che rileveremo, per partire poi con la formazione vera e propria, il più possibile, chiaramente ce lo auguriamo e lo speriamo, in presenza, sui territori, in modo da poterci raccordare nei luoghi dell'educazione. E allora io ringrazio sia l'intervento del dottor Chiani sul punto del coordinamento pedagogico, ringrazio l'intervento della professoressa Rosita De Luigi sul taglio formativo, che sono i due cardini dei due binari che ci fanno camminare verso l'attuazione del sistema 06. Mi auguro che ci siano tutte le buone intenzioni di anche metterci in rete con i colleghi delle altre realtà provinciali e a livello regionale poterci, ecco, confrontare, scambiare, crescere insieme, muovere i primi passi come li muovono i nostri bambini. Noi professionalmente, perché abbiamo tanto da imparare l'un dall'altro, però c'è lo scatto d'urto della possibilità di sentirsi rete, di sentirsi gruppo, e di non come non si lascia indietro nessun bambino, non si devono lasciare indietro le figure ecoeducative. Ci devono sentire dentro nelle istituzioni, le insegnanti, le educatrici, gli educatori, perché se loro nella quotidianità vivono sulla loro pelle la dinamica
educativa nei confronti dei bambini, relazionali con le famiglie, noi ci siamo a più livelli, facendo ognuno la propria parte, ognuno se la gioca, ma grazie al comune denominatore della passione, l'intento, il senso di appartenenza al territorio piceno. Ecco, mi sento di dedicare ecco, un po' sul piceno, ringrazio tutte le partecipanti, ringrazio innanzitutto i relatori, i coordinatori, i sindaci, anche il saluto dell'assessore regionale, ma ridandoci un arrivederci, un appuntamento per rifare il punto della situazione, perché come diceva bene la mia dirigente, questa è una sperimentazione, è necessario in itinere, in progress, fare una verifica valutativa per migliorarci, per meglio fare cosa? Dare pari opportunità in rete ai nostri bambini, ce la mettiamo tutta. Io vi ringrazio, vi sono riconoscente, con un arrivederci e a tutti, grazie e a presto. Grazie. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie, grazie. Ciao. Ciao.